Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari e benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vedremo diversi triangoli, rettangoli, equivalenti, tutti di area 60 e vedremo che grafico può venire fuori. Cominciamo. Allora, ci ricordiamo che l'area di un triangolo è data da base per altezza diviso 2. Quindi se questi triangoli mi devono dare area 60, so che base per altezza deve darmi 120, devo arrivare al doppio. E quindi mi chiedo tutte le combinazioni di numeri che possono darmi 120. Allora mi faccio una tabella a lato, scrivo base, scrivo altezza, area. Allora, cominciamo con un triangolo, lo disegneremo marrone. Per arrivare a 120 posso scegliere, ad esempio, 30 per 4. Faccio una base di 30, un'altezza a 4, 30 per 4, 120, 30 per 4, 120, diviso 2, 60. E quindi l'area, questo lo facciamo in centimetri quadrati, in centimetri. Quindi, e ovviamente faccio anche il suo gemello e lo faccio con lo stesso colore, 4, 30 e l'area è sempre 60. Allora, devo prendere una linea di 30, 20, aggiungo 10 e arrivo a 30. E poi faccio il punto a 4, questo è 4, questo è 30, congiungo. Questo triangolo ha area 60 cm quadrati. Faccio il suo gemello verticale con 4 e vado a vedere se riesco a prendere il 30 più 10 e sono proprio oltre il grafico. E congiungo. Proviamo altre combinazioni e vediamo cosa succede. Se invece di 30 vado 5 più in giù e arrivo a 25, che succede? Che succede se la base è 25? E quindi io ogni quadretto è 2,5 e quindi arrivo qua. E quanto devo fare l'altezza per avere area 60? Per avere l'area di 60, ovviamente l'altezza cos'è? È area per 2 diviso base. E quindi è area per 2, 120 diviso 25. Posso ridurre ai minimi termini dividendo per 5 e fa 5 e 120 diviso 5, 5 nel 12, 2, col resto di 2 nel 20, 4. E poi devo fare 24 diviso 5, 5 nel 20 sta 4 volte. Con il resto di 4, abbasso lo 0, 8, 4,8. E quindi mi faccio un punto a 4,8, che è qui, e congiungo sempre col mio righello. Quindi 25 e 4,8 fa sempre 120. E di nuovo anche qua, 4,8. 25, qui, congiungo, altre combinazioni ho? Posso provare con qui, questo è 20, e allora abbiamo visto, questo era 25, 4,8, arrivo a 60, 4,8, 25 e 60. Provo con 20 come base. Per quanto devo moltiplicare il 20 per arrivare a 120?
20 per 6 fa 120 diviso 2 60 e quindi qui vado ad altezza 6, quindi ho di nuovo 6 e qui 20, quindi congiungo 20 con 6, 20 con 6. Tutti questi triangoli che sto disegnando sono tra loro equivalenti. Quindi ho l'altro con 6, 20 e arrivo sempre a 60. Scegliamo altre misure. E sto andando di due quadretti in due quadretti, facciamo uno verde e parte qua da 15. E vediamo dove va. Se io scelgo quindi 15 come base, l'altezza è sempre 120, che è area per 2 diviso base diviso 15. Se divido per 5 fa 24 e sotto 3. Se divido per 3 fa 8. Quindi devo arrivare a 8 e 8 per 15, 120 diviso 2, 60. Quindi faccio la linea 8. Linea 8, linea 15, 15, 8, 8 e congiungo il 15 con l'8, l'8 col 15. Proviamo ad andare avanti e facciamo uno viola e col 10. 10 per arrivare al 120 devo andare al 12, quindi ho 12, ho 10 e ho 12. E quindi congiungo il 10 col 12 e il 12 col 10. Quindi ho base, se la base è 10 l'altezza è 12, se la base è 12 l'altezza è 10, l'area è sempre 60. E pian pianino si crea davvero un bel disegno. E cosa ci fa capire? Ci fa capire che le misure di un triangolo non è che debbano per forza essere tutte quante intere, possono tranquillamente essere misure decimali. L'area di questi triangoli è sempre area 60. Assomiglia questo grafico, questa curva, un po' all'iperbole. Se io disegnassi moltissimi triangoli, disegnassi tutti i triangoli possibili, sarebbe una curva perfetta, uscirebbe proprio l'iperbole. Quindi questo disegno, questa curva finale è sempre un'iperbole. E l'iperbole viene disegnata praticamente da questa parte di linea dell'ipotenusa dei vari triangoli rettangoli e descrive come varia appunto qual è l'inclinazione che devo dare all'ipotenusa di questi triangoli rettangoli affinché siano tra loro equivalenti e di area 60. Interessante da considerare è vedere come varia il perimetro di questi triangoli rettangoli. Potete prendere il righello, misurare i lati e fare un'altra colonna con i perimetri e quello che scoprirete è che, come per i rettangoli, mano a mano che mi sposto e mi avvicino, noi ci avvicinavamo al quadrato per i triangoli rettangoli e scoprivamo che il quadrato era tra i triangoli rettangoli equivalenti quello con perimetro minore. In questo caso sarà la metà di un quadrato, quindi è un triangolo rettangolo con gli angoli da 45-45. Come accade per i rettangoli, anche sui triangoli rettangoli, quando valuto il perimetro
accade la stessa cosa. Posso misurare i perimetri di questi triangoli e prendendo il righello, misurando i lati, sommandoli, e vedrò che il perimetro, man mano che passa dal triangolo marrone, quello rosso, quello arancione, quello verde, il perimetro diminuisce. Qual è la figura che ha il perimetro minore? Come nei rettangoli al quadrato, nei triangoli rettangoli sarà il triangolo rettangolo che è la metà di un quadrato. Se io disegno un quadrato esattamente a metà, ottengo un triangolo rettangolo con un angolo da 45. Ora, tra tutti questi triangoli rettangoli equivalenti di area 60, è chiaro che questo quadrato avrà area 120 e per trovarne il lato devo fare la radice e quindi scopro che il lato è 10,95, che è quasi 11. Allora trovo i due punti, 10,95, 10,95, unisco, vedo che questa linea rosa passa nel punto centrale, diciamo, sopra l'incrocio delle due violette. E se controllo col mio squadretto, vedo che c'è l'angolo di 45 ed esattamente metà di un quadrato. E questo è, tra tutti questi triangoli rettangoli, è quello che ha perimetro minore. Spero che questa lezione vi sia stata d'aiuto, soprattutto a ripassare la formula dell'area del rettangolo e capire che base per altezza mi danno un'area doppia e che quest'area deve sempre essere divisa per due poi per trovare l'area. E quindi, lavorando sulle formule inverse per trovare l'altezza, in quanto sceglievamo una misura e cercavamo di trovare l'altezza, facevamo sempre area per due diviso la base. E si trovava l'altezza. Viceversa, se scelgo un'altezza, area per 2 diviso altezza e trovo la base. Grazie dell'attenzione e alla prossima video lezione. Per tornare alla playlist e vedere altri video sull'argomento, puoi cliccare qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così avete tutte le novità sempre a portata di mano. Grazie ragazzi, buon proseguimento.